Quindi noi ci siamo salutati praticamente qui nella collina di Winil. Come potrete notare, i miei soldi sono aumentati considerevolmente dalla volta scorsa, semplicemente perché ho caricato praticamente il salvataggio, ho praticamente giocato un pochettino per conto mio e ho fatto il trucchetto, come al solito, per vendere e rivendere le mega pozioni fino ad ottenere una cifra che potesse soddisfarmi, che in questo caso è di ben 1.000.000 e passa di kill, che non saranno più un problema per quanto riguarda ovviamente le mie finanze all'interno del gioco, anche se in realtà Final Fantasy VIII non ti fa spendere chissà quanti soldi, in realtà ti consente comunque di avere un patrimonio bello grosso, ti consente di avere un bell'albero della cuccagna, a dire la verità, e quindi io l'ho fatto semplicemente perché lo volevo fare. Infatti carico semplicemente perché vi faccio vedere un secondo quello che ho recuperato dalla volta scorsa, visto che un paio di cose me le ero lasciate alle spalle e quindi le ho fatte successivamente tutte dopo. Ovvero, per quanto riguarda gli oggetti, ho praticamente maxato le pozioni, le gran pozioni, tutto quello che potevo maxare all'interno del negozio l'ho maxato. Quindi adesso abbiamo un ordine un po' più particolare. Ora non vi preoccupate che cambio, mettiamo la grafica quella di Final Fantasy VIII. Per il momento vi sto facendo vedere solo a tutto schermo quello che ho fatto per farvelo vedere meglio. Quindi ho maxato praticamente tutti gli oggetti che potevo acquistare dal negozio, ho convertito un paio di carte, tutte quelle in eccesso, per ottenere un paio di oggetti. Qua ovviamente abbiamo tutta altra roba che ovviamente abbiamo a disposizione. E per il resto niente. Altra cosa che ho fatto, vabbè, le carte in realtà le avevo già recuperate la volta scorsa, però come potete vedere abbiamo praticamente la pagina 1 completa, la pagina 2 completa, la pagina 3 completa, la 4 completa, la 5, ci manca ancora una carta, ma questa carta la vedremo successivamente, tutta la pagina 6, tutta la pagina 7 e stiamo andando avanti per completare anche la pagina 8, poi la pagina 9 ovviamente dove ci sono i GF e poi la pagina 10 dove avremo i personaggi. Oggi prenderemo tra l'altro un altro paio di carte interessanti, però va bene così. La cosa invece importante e interessante che ho fatto per agevolare il mio lavoro all'interno del gioco è stato quello di far apprendere praticamente tutte le abilità con i Junction nell'isola dei Cactus, come vi ho detto la volta scorsa. Quindi come potete vedere ho praticamente ormai quasi terminato l'apprendimento di tutti quanti i miei GF. Quindi come potete vedere abbiamo praticamente ormai praticamente tutto appreso. Quindi aspetta, anzi qua ora cerchiamo esatto di mettere le altre robe da apprendere, anche se ormai c'è pochissimo da apprendere. Quindi come potete vedere ormai anche Siren ha praticamente finito tutto, anche Brothers ormai tutto quello che dovevano apprendere l'ho appreso, anche Diablos abbiamo fatto tutto. Quindi con tutti i Guardian Force che abbiamo preso la volta scorsa, come potete notare ho preso praticamente tutti i bonus che mi servivano. Quindi sì, mettiamo ad apprendere robe completamente a caso perché tanto non ci interessano. Però abbiamo adesso tutto. Ho sistemato anche i Junction, come potete vedere. Adesso tutti i personaggi hanno comunque un Junction di tutto rispetto. Dove Zell, appunto, come potete notare, ha praticamente Junction. Qua effettivamente un bel blind ci potrebbe stare, visto che qua ho messo comunque Ade. Poi vabbè, qua ho messo triple, che comunque triple in realtà quanti ne ho di triple, ok. E poi altra cosa che non vi ho detto effettivamente, che non vi ho fatto vedere, è che ho preso praticamente 100 ultima per tutti i personaggi. Quindi ho fatto il trucchetto al villaggio degli sciumi per assimilare le ultima e come potete vedere adesso le ho equipaggiate e già stiamo iniziando a vedere
un setup interessante per i personaggi, perché Ultima, utilizzata come difesa, diciamo come difesa elementale, dato che è una magia non elementale molto forte, mi consente praticamente di, in collaborazione con Shell, che ancora dovremmo sviluppare perché devo farne ancora di Shell, mi consente praticamente di ottenere quella stella verde accanto agli elementi. Che cos'è quella stella verde accanto agli elementi? È la capacità dei miei personaggi di assorbire l'elemento. Quindi non solo non subisco più danno dagli attacchi elementali, ma addirittura posso assorbirli e quindi ricaricare i miei HP. Quindi sono diventato praticamente immune al 100% agli elementi. Mentre invece qui effettivamente mi servirebbe... Sì, effettivamente qua mi servirebbe... Sì, mi servirebbero Chaos. Forse Blind è più comodo qua, a dire la verità. E qui ci possiamo buttare un slow, tanto per ok. Comunque, ovviamente queste saranno magie che dovrò assimilare, che dovrò farmare, che dovrò prendere in generale per aumentare le statistiche. Anche per quanto riguarda Squall, come potete vedere, ho finalmente 250 forza grazie a Triple. Poi successivamente anche qui Shell e Ultima in combinazione, che mi consentono di assorbire addirittura gli elementi. E poi qui abbiamo tutti i status, quelli più negativi, a cui devo resistere, ovvero Morte, Berserker, Chaos e Blind, per evitare che il mio Squall possa appunto fare la figura del cioccolattaio. E poi infine abbiamo Irvine, che praticamente ha delle difese e della magia alta in generale, HP che comunque non sono altissimi a causa del poco numero di rigene, però anche qui lui con Ultima e Shell, che mi consente appunto di assorbire gli elementi. Idro qui effettivamente lo possiamo togliere, perché non mi interessa avere un elemento in realtà, anzi Idro lo potrei mettere, vediamo HP, me li aumenta? No. Mi aumenta la difesa fisica... E aumenta anche tanto la magia, quindi mettiamola qua. E qui ci possiamo mettere appunto un Novox, giusto per togliere questo problema. E poi ovviamente, dato che Irvine non ha tantissima forza, utilizzerà Ade per shottare i nemici. Quindi il trucchetto del non avere forza, però shottare ovviamente i nemici. Per quanto riguarda le abilità, ovviamente abbiamo Rivelazione, Auto Haste, Spirito e Magie Aumentate, perché lui è colui che assorbe le magie ed è anche il nostro, tra virgolette, tank magico. Mentre invece Squall, ovviamente, è il nostro combattente, è praticamente la nostra, il nostro sfondamento, fondamentalmente. E poi invece Zell... Devo mettere le abilità perché appunto avevo fatto il junction, l'avevo tolto, e quindi ora possiamo rimettere effettivamente i junction. Quindi direi di mettere mettiamo sacrificio, giusto per poi assimila e oggetti. Tanto le magie non le utilizziamo, i GF pure, e siamo a posto. Qui invece gli diamo un bel HP 80%, ovviamente Auto Haste, incontri 0. Ci sarebbe anche quel bel Auto Reflex e Ruba. Glielo diamo Ruba? Lo iniziamo ad utilizzare Ruba? Va bene, mettiamogli Ruba. Iniziamo ad utilizzare anche Ruba. Così siamo a posto. Ok. Salve ragazzi, ben ritrovati a chi ovviamente si sta aggiungendo. E ora che vi ho fatto vedere tutto il setup, vi ho fatto vedere praticamente tutto quello che ho fatto off camera, possiamo cambiare la finestra e finalmente possiamo dedicarci a Final Fantasy VIII, come è giusto che sia. La volta scorsa ci siamo fermati proprio davanti Winil, perché vi avevo detto che a Winil, o per meglio dire in Winil, era presente un'altra side quest, un'altra piccola side quest che non avevo fatto la volta scorsa e che quindi devo recuperare ora. Oddio, cosa ho combinato? Ok, niente, ho altabbato io per sbaglio. E praticamente ci eravamo fermati qui a Winil, dove praticamente mi mancava quest'ultima side quest. Quindi entriamo e facciamoci questa side quest. È una side quest molto veloce, quindi la possiamo fare in modo molto 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 easy.
è una side quest che per essere triggerata necessitano Zell o Irvine all'interno del proprio team. Ora in questo caso li possiedo tutte e due, quindi in teoria dovrebbe triggerarsi lo stesso. Anzi no, in realtà forse ci volevano Quistis. Boh, non lo so, vediamo, dovrebbe triggerarsi lo stesso. Allora, parliamo prima con lei. Mio marito andrò su tutte le furie quando saprà che è sparito. Mica ci saranno i fantasmi? Esatto, il riferimento è appunto per i fantasmi. Dov'è il mio vaso prezioso? È un tesoro di famiglia. Succedono cose strane, sicuramente colpa dei fantasmi. Ecco, una volta triggerato il dialogo, andiamo a controllare la statua. La statua, vabbè, sì. Sto cercando i miei piedi, non li hai mica visti? Ecco, basta scherzare, Irvine. Io non ho detto niente. Oh, oh, non sei per niente divertente. Ora controlliamo. Oh, eccoci qua. Eccoci qua. Esatto, era praticamente un cociocobo. Quindi all'interno dell'armatura era presente un cociocobo, ma questo cociocobo ha lasciato cadere qualcosa che sembra una piuma. Io la prima volta che l'ho visto mi sembrava una piuma, invece è praticamente il pezzo di vaso. Quindi praticamente noi adesso abbiamo la possibilità di ricomporre il vaso che il proprietario di casa appunto stava cercando. Come si fa per ricomporre questo vaso? Bisogna andare in dei luoghi specifici. Quindi per prima cosa abbiamo preso il primo pezzo. Successivamente andiamo qui, che è una casa che noi già conosciamo, perché questa è per l'appunto la casa di Rain. Però ovviamente non è più la casa di Rain, anche se noi effettivamente abbiamo avuto l'illusione di vederla. Cosa vuoi? Come ti permetti di entrare in casa mia? Ecco, per la prima volta veniamo sgridati per l'appunto per essere entrati in casa. E come notate abbiamo avuto questo flash. Questo flash è perché abbiamo triggerato, diciamo, l'evento che si trova al piano di sotto. Che ti prende? Pare che tu abbia visto un fantasma. Veramente qui vivono dei fantasmi, ma... Ecco, e qui ci hanno detto appunto che ci vivono dei fantasmi. Ma dove sono questi fantasmi? Allora, noi adesso dobbiamo praticamente controllare questa zona. Dov'è? Era qua. Perché doveva spuntare. No, aspetta, forse devo parlare ancora con la signora. Perché deve spuntare la candela accesa. Che ti prende? Pare che tu abbia visto un fantasma. Sì, ho visto un fantasma, infatti. Perché dovrebbe spostarsi il gatto, giusto? Vediamo se adesso è partito il trigger. Il trigger non parte. Vediamo, usciamo e rientriamo. Allora, se io non mi ricordo male, qui adesso dovrebbe vedersi l'immagine di Rain di nuovo al bancone, però perché non si vede? Può vedere che ho il party sbagliato? Eppure no, perché in realtà la scena del vaso me l'ha data. Però effettivamente dovrei togliere forse... Ah, ecco, i fantasmi sono la mia arte. Ecco, aleggiano nell'aria e inebriano la mia mente. Ecco, vedi, non me la dava sta discussione. Per esempio, hai visto i fiori bianchi di sotto? Li riesci a vedere? Esatto, i fantasmi ispirano la mia arte. Ok, ora c'è il trigger. Non me l'aveva dato prima sto dialogo, maledetta. Me lo devi dare subito, non mi devi fare perdere tempo. Ecco, vedi? Ora praticamente ci sono i fiori, no?
e noi possiamo guardare i fiori. Ecco qua. E una volta che guardiamo i fiori, apparirà Rain. Quindi noi andiamo verso Rain. Però, esatto, in realtà è il gatto. A questo punto il gatto si sposta. Ecco qua. E abbiamo ottenuto l'altro pezzo di vaso. Perfetto. Ora, scendiamo. Andiamo verso l'altra uscita del paese. Ciao ragazzi. Ecco qua. Abbiamo una fonte assimilabile, però. Prima, ecco, la vecchietta che ci guarda ed entra in casa. 13 drain, buono. E parliamo con la signora. Oggi il tempo è meraviglioso. Immagino siate tutti felici. Ti piace questo paesino? Piccolo e noioso, non credi? Sì, però quello che ci interessa a noi si trova qua. Le piacciono i fiori? Un po'. Guardi questi fiori, spettacolari, no? Me li ha dati una donna di nome Rain. Se fosse stata lontana da quel forestiero, avrebbe potuto vedere i fiori sbocciare anche quest'anno. Donne sensibili ai fiori come lei non ne ho più incontrate. E infatti abbiamo preso un altro pezzo di vaso. Bene, ora usciamo. E prendiamo l'ultimo pezzo di vaso. Ecco qua. Come facciamo a prendere l'ultimo vaso? Bene, molto semplice. Dobbiamo molestare il Cocciocobo. È detto così. Ecco qua. È detto così, suona male, però. Ecco qua. Cioè, vedete come cade? A me sembra. A me ogni volta sembrava una più. Oddio, chi è? Ora sono spaventato. Alla signora un certo signorino gli stava sulle scatole XD. Sì, sì, sì. Ciao Nico, grazie per la sub e bentornato ovviamente. Però sì, effettivamente la signora colpevolizza il forestiero, che noi sappiamo appunto essere Laguna, perché Rain a quanto pare non ha visto i fiori sbocciare a causa di Laguna, anche se non sappiamo perché. Ecco qua, abbiamo. Molestiamo un po' il Chocobo giusto per. Ecco qua, vedete? Qui intanto prendiamo. Ecco qua, il pezzo di vaso. Così l'abbiamo completato. Qui prendiamo l'erba Ghisal. Ecco qua. Qui cade un altro oggetto. Vedete che sembrano piume? Sembrano piume. Coda di fenice. Queste da piccolo a me sembravano piume, invece no. Ecco, dopo che avremo, come dire, molestato, ecco qua. Dopo che avremo molestato per un po' il Cocciocobo, arriva il Chocobo e ci investe. Niente, piccolo trigger che appunto ci ha, diciamo, ci ha praticamente confermato il fatto che non possiamo ottenere più niente. Infatti il Cocciocobo non passa più. Ok, una volta recuperato il vaso, possiamo andarlo a consegnare al signore. E abbiamo finito questa piccola side quest, tanto inutile quanto noiosa, però era una piccola side quest e dato che stiamo facendo tutto all'interno di Final Fantasy VIII, è giusto andarla a concludere. Quindi ritorniamo alla villa. Ecco qua, e qui abbiamo... No, davvero, mi chiedo cosa sta succedendo mai. Sento un rumore, mi giro ed è tutto distrutto. Non capisco cosa è successo all'armatura. E niente, signora, c'era un piccolo Chocobo al suo interno. Il mio vaso prezioso, ridotto in pezzi, guarda com'è combinato. Fammi raccogliere i pezzi. Se ne trovi qualcun altro, dammelo. I pezzi sono tutti, vero? Grazie, giovanotti. Un piccolo ringraziamento, magari vi serve per il viaggio. Gemma Sancta. Ok, e questo, come sempre, è il classico trigger delle side quest, dove appunto quando si ottiene l'oggetto vuol dire che voi avete praticamente terminato il vostro compito. Quindi abbiamo finito questa side quest e ce ne possiamo andare. E finalmente possiamo continuare la nostra trama, possiamo continuare la storia. Quindi
cosa dovevamo fare per trama? Dove dovevamo andare per trama e far proseguire la storia? Oddio, ho sbagliato. Dovevamo tornare a Baland. Perché se vi ricordate, praticamente il Garden di Galbadia si era fermato praticamente a Baland. Quindi dobbiamo tornare indietro e dobbiamo andare a Baland. Dobbiamo necessariamente tornare a Baland. Quindi saliamo. Ah no, ma qui sono risalito da dove eravamo prima. Vabbè, però posso andare di qua, sì, è uguale. Adesso andiamo di qua. Esatto. Giriamo tutto qua. Ma qua ci posso passare, no, vero? Neanche da qua posso passare. Ah no, da qua mi fa passare. Oddio, il treno. Ecco, l'importante è che superiamo ovviamente il ponte di Fisherman Horizon. Quindi, olè, usciamo da qua. Abbiamo superato Fisherman. E ora possiamo andare a Baland. Oggi faremo molta trama in realtà. Oggi faremo molta trama, perché tutto quello che c'era di noioso e quello che c'era appunto tramite le side quest l'abbiamo fatto la volta scorsa. Sì. Ecco qua. Scendiamo ed entriamo a Baland. Baland in questo momento è praticamente sotto il controllo di Galbadia. Che diavolo è successo? Moglie dell'albergatore. Che succederà a questa città? Cosa sarà di noi? Quando potremo rientrare? Se sapevo che finiva così, avrei portato mia figlia con me. Speriamo che sia rimasta in casa. Ecco, come potete notare, abbiamo l'albergatore e sua moglie buttati fuori. Ci hanno cacciato dalla città alcuni giorni fa, ma mia figlia è ancora lì. Credi che i soldati di Galbadia siano ormai manipolati dalla strega? Questi sono piccoli indizi, sono piccoli trigger, perché all'interno di Baland c'è una piccolissima missione molto importante e che ci consente di avere un grosso vantaggio. Perché? In questa sezione di gioco noi saremo bloccati, tra virgolette, all'interno di Baland fino a quando non completeremo praticamente tutta la sessione. Ma se appunto si porta a termine questa piccola missioncina, si potrà uscire dalla città come e quando si vuole. Quindi avremo comunque la possibilità di fare questa cosa, e ve la farò vedere, perché non so se tutti la sanno, ma c'è appunto questa piccola missioncina dentro Baland che vi consente di poter sbloccare la possibilità di uscire in qualsiasi momento, anche durante la missione che dobbiamo fare a Baland. Quindi parliamo col soldato. Ora la città è sotto il controllo della strega Idea. Questa città è attualmente sotto il controllo di Galbadia. Ispezionata la città, dopo tocca a voi, aspettate lì in silenzio. Quindi per il momento non possiamo entrare, a quanto pare. È l'altro Garden che si sposta, sì, dall'illusione. Ciao, ciao Ultima. Allora, adesso lui non mi dice più niente, quindi noi usciamo in realtà e rientriamo. Perché a questo punto, esatto. Ehi voi, cosa avete da gironzolare qua attorno? Lo dobbiamo far innervosire. Cosa vuole Galbadia da queste città? Cosa volete voi? Abitate qui? Sì, abitiamo qui, facci entrare. No, ingresso vietato vuol dire ingresso vietato, chiaro? Ma che diavolo dici? Ancora, si può sapere cosa volete? Prima hai detto ingresso vietato. Significa vietato anche ingresso di informazioni? Peccato, avevo notizie su una certa Elione. Cosa? Aspetta. Parla, cosa sai? Non sono sicuro, ma credo di sapere dove sia. Facci entrare. Se davvero avete notizie di Elione, andate in albergo dal comandante. Ovviamente sarete ben ricompensati. E qui abbiamo ottenuto il permesso di poter entrare. Ovviamente il team ci obbliga a tenere Zell, semplicemente perché appunto Zell
è colui che abita a Balamb, quindi ci serve praticamente come lascia passare. Però la mia squadra era comunque Zell e Irvine, quindi direi che non è cambiato niente. Anche perché la squadra non la possiamo cambiare dopo, quindi è un problema questo. Allora, ho trovato Thunder e lo diamo a Zell. Buono, 14 Thunder. La prima cosa che dobbiamo fare però, al posto di andare dal, diciamo, in albergo, è prima di tutto entrare a casa di Zell. Ciao! Ovviamente non entriamo nella stanza di Zell per il momento, ma andiamo in questa stanza. Mamma, stai bene? Zell, come hai fatto ad entrare in città? Grazie alla mia geniale intelligenza ho detto che avevo informazioni su Elione e mi hanno fatto passare. Ah, meno male. Avevo paura che ti rimesso a fare a botte coi soldati per passare. I soldati hanno detto se causeremo problemi la città incendierà questa città. La strega idea è venuta qui? No, ma c'è una donna fra i galbadiani con capelli grigi e un occhio bendato. Ah, Fujin, è venuta anche lei? Ci penso io a sistemare quelli. È venuto anche Safer? Quindi abbiamo scoperto che praticamente c'è Fujin, però Fujin è venuta con i galbadiani. Quindi, che è successo? Ok. Mi dispiace darti problemi in un momento così delicato. Tutti si aspettano molto da te, Zell, ma fa quel che puoi. Non esagerare, ma un pugno sul naso ci sta proprio bene a quei delinquenti. Oh oh, non eri preoccupato per me fino a 5 minuti fa? Lascia fare a me, te li sistemo io. E dopodiché parliamo invece col ragazzino. Ti aspettavo, Zell, mi sono esercitato nel colpo di grazia. Il Super Miracle Kick? Tranquillo, è un colpo di grazia, mica lo uso ora. Beh, vado a cercare informazioni, torno presto. Ecco qua. E dobbiamo far uscire il ragazzino. Ovviamente la madre è sconsolata. Ma dove corre? Gli ho detto mille volte che è pericoloso. Zell, se vedi quel disgraziato, riportalo a casa subito. Ecco, questo è l'inizio, è praticamente il trigger, l'inizio di questa side quest. Quindi cominciamo. A questo punto usciamo. E andiamo verso l'hotel. Ecco qua. Che volete? Il comandante ha dato ordine di non far passare nessuno. Come? Informazioni sul Lione? Che facciamo? Sarà vero? E li facciamo passare senza controllare? Ci levano lo stipendio pure stavolta. In questo esercito basta che qualcuno sia di malumore e ti levano lo stipendio. Se uno almeno potesse scegliersi il proprio superiore... Abbiamo informazioni importanti, facci parlare con il comandante. Non so perché, ma hanno l'aria sospetta. Sì, infatti, sono proprio sospetti. Cercate il capitano, parlate con lui. Ecco, e quindi ora dobbiamo cercare il capitano. Ma, prima di cercare il capitano, scendiamo sotto. Perché c'è qualcun altro con cui dobbiamo parlare. Eccolo qua. Ti aspettavo, Zell. Devi vendicare il mio maestro. I soldati di Galbadia gli hanno rotto un braccio. Gli aveva chiesto una cosa, ma dove andremo a finire così? Oh, se fossi più forte. Ma certo, gli mettiamo una bomba nel vagone del treno. Oh no, non posso usare gli insegnamenti del maestro per questi fini. Sembra un po' too much. Ok. E con lui abbiamo finito i dialoghi. Ora, in teoria, dobbiamo far passare un po' di tempo. Perché il ragazzino di prima, se vi ricordate, stava dicendo che appunto stava raccimolando informazioni, stava accumulando informazioni. Quindi, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo far passare del tempo in modo tale che il ragazzino possa ottenere informazioni. E per far passare il tempo, la cosa migliore da fare per il gioco è parlare con la gente. Credo che Questellione non esista. Sarà un'invenzione della strega per attaccarci. Eppure è una strega potentissima, non avrebbe bisogno di inventarsi scuse. Ma allora se Lione esiste davvero ed è qui, questa città è al sicuro.
Senti, hai mai sentito parlare di una certa Elione? Sì. Per caso ho sentito che questa Elione dovrebbe essere su una nave. Siamo in un porto, probabile che sia qui ora. Il porto è piccolo, ma se è arrivata in battello nessuno l'avrà notato. Capito? Cioè noi stiamo prendendo comunque anche da noi delle informazioni, ovvero questa Elione è su una barca, potrebbe essere a Balamb, come poteva essere a Fisherman Horizon, ed è per questo che Edea sta praticamente conquistando, sta attaccando le città portuali, perché se dice è con una nave, sicuramente attraccherà da qualche parte, e quindi lei sta prendendo di mira tutti i porti, quindi non è una strategia stupida. Allora, vediamo se adesso il bambino è già tornato, perché dovrebbe spuntare in questa casa. No, ancora non c'è. Quindi dobbiamo far passare ancora del tempo, quindi chiacchieriamo un po' con la gente. Abbiamo finito quasi tutto nel negozio. La signora Dince mi ha aiutato molto, ma non possiamo fare nulla. I garbaldiani ci stanno torturando lentamente, la gente è al limite. Ok, andiamo a parlare anche con quegli altri. Siete voi che cercate il capitano? Per un po' di denaro siete proprio disposti a tutto, vero? Mamma, è vero che incendieranno la città? Sai che c'è una ricompensa per chi ha informazioni su Elione? Anche per notizie minime. Ok, andiamo a parlare con qualche altra persona qui sotto perché ci sono anche i soldati con cui possiamo parlare. Ringraziate che questa città è ancora in piedi. Se la strega Edea lo desidera, questa città sparisce in un attimo. Ok, qui possiamo. Tutto il giorno accucciato a cercare qualche traccia. Il profumo di Leone è l'unica traccia che il cane potrebbe trovare. Quindi è praticamente un cane segugio. Il segugio.it. Qui abbiamo energia. Ok, Irvine. Il capitano era qui che pescava. Era così contento di aver preso quattro pesci. Ha detto che li avrebbe mangiati subito. Mi hanno detto di usare il cane segugio per cercare il lione, ma il cane non riesce a fiutare le tracce del lione, perciò mi serve a poco. Ok. Vediamo se il bambino adesso finalmente ha deciso di farsi vedere. Ho parlato praticamente con tutti, quindi dovrebbe. Ancora non spunta. Porto la bambina della signora accanto. I genitori sono spariti. Cosa ne sarà di Balamb? Chissà la strega e Galbadia cosa ne faranno di noi. Mamma e papà non tornano? Uffa, basta, basta. Ecco, lei è praticamente la figlia dell'albergatore che abbiamo incontrato praticamente fuori. Ed effettivamente parlando. No, ok, ancora mi dice uffa, basta, basta. Continuiamo a parlare. Ritornate subito a casa. Se vi vedo ancora qua in giro, vi metto dentro. Come? Dove dorme il capitano? Che ne so io? Di sicuro non dorme né su un marciapiede né sopra un tetto. Come? Dove sta riposando il capitano? Me lo chiedevo anch'io. È sparito? Che non sia in un posto segreto? Ok, vediamo se qua abbiamo qualcos'altro da poter. Abbiamo qualcun altro con cui parlare. Che fai qui in stazione? Andate via. Se avete qualcosa da dire, andate a parlare col comandante. E guardate quello che passa sgattaiolando dietro. Dai, su, dov'è il bambino di merda? Oh, finalmente è arrivato. Perfetto. Ora che il ragazzino è arrivato e quindi ha raccimolato le informazioni, parliamoci. Non piangere, non ti preoccupare, ci penso io a te. Però ci sono i soldati. Ma noi saremo veloci a fuggire, non ci faremo prendere. Però ci penso io, fidati. Ok. E ora il ragazzino praticamente cosa sta facendo? Sta cercando di aiutare la bambina perché questa bambina, come detto prima, è la figlia dell'albergatore. Quindi sta cercando in un modo o nell'altro di mettere in contatto la figlia con il padre che era rimasto fuori. E noi dobbiamo dare una mano al figlio in modo tale da poter, diciamo, ottenere queste informazioni, queste comunicazioni. E come si fa questa cosa? Io la prima volta che l'ho vista, perché non la sapevo questa cosa, minimamente, appena l'ho vista la prima volta mi sono usciti gli occhi di fuori. Perché è un qualcosa che, come si suol dire, è proprio pensare al di fuori degli schemi.
e ora vi farò vedere il perché. Praticamente, per aiutare il ragazzino, dobbiamo andare all'ingresso della città e, come potete vedere, io devo parlare con la guardia e tenere la finestra di dialogo aperta, in modo tale che il soldato continui a guardare me, mentre invece il ragazzino continua nella sua missione. E quindi consente di poter parlare con, in questo caso, l'albergatore e metterlo in contatto con sua figlia. Vedete? Io praticamente sto tenendo la finestra di dialogo aperta e adesso che il ragazzino ha finito e che quindi è riuscito a mettersi in contatto con l'albergatore, possiamo portare avanti il dialogo. Se volete uscire dalla città, fate prima il rapporto sul Lione. Ecco perché. Perché noi in questo momento non possiamo uscire dalla città. Siamo praticamente bloccati. Ma, avendo fatto, diciamo, questa piccola missioncina, abbiamo la ricompensa. Grazie, Zell. Ho parlato col tipo dell'albergo mentre mi distraevi la guardia. La prossima volta ci penso io. Dimmi quando vuoi uscire. Ecco. E adesso abbiamo sbloccato la possibilità di poter uscire come e quando vogliamo, anche se la città è blindata, grazie a questa missione che abbiamo fatto. Infatti, se parliamo col ragazzino, vedete? Vuoi uscire fuori? No, non c'è bisogno, perché tanto questa sezione è piccolissima, però era giusto per farvelo vedere. Non so quanti di voi effettivamente sapevano questa cosa. Io l'ho scoperta quando appunto guardai per la prima volta una perfect run completa, per cercare di capire tutte le cose che mi ero perso, o se c'erano delle cose che non conoscevo, o se c'erano delle cose di cui non avevo mai sentito parlare. E questa, ai tempi, è stata una di quelle cose di cui io non avevo minimamente idea. Non la conoscevo, e adesso invece la conosco. E quindi è una piccola cosa che si aggiunge alla Perfect. Altra cosa che dobbiamo aggiungere alla Perfect è il fatto che adesso, avendo parlato con l'albergatore, la figlia dell'albergatore si è tranquillizzata e quindi possiamo giocare a carte. Sono le carte di mio nonno, però ci posso giocare se vuoi. Va bene. E lei possiede una carta importante che dobbiamo ovviamente ottenere, che è quella di Pandemon, che è praticamente un GF che otterremo a brevissimo. Quindi speriamo che la giochi subito, così ce la togliamo, così ce la togliamo dai piedi. Giochiamo così, dai, difensivo. Lo facciamo così. Ok, forse non l'ha giocata. O forse era quell'ultima, ma non penso, perché a quest'ora l'avrebbe giocata. L'avrebbe giocata subito. E mi sa che non l'ha giocata neanche qua. No, non l'ha giocata neanche qua. Questa è una piccola side quest. È una piccola side quest molto particolare, perché sembra essere inutile, sembra essere cioè sembra essere inutile e senza senso. Invece un senso ce l'ha. Allora, facciamo così. Oh, finalmente l'ha giocata, benissimo. Quindi ora cerchiamo di non fare puttanate. Cerchiamo di vincere. Allora, facciamo così. Perfetto. Nice. Quindi prendiamo Pandemon e... vabbè, è Ragine Fuji. Ok. E la carta di Pandemon ce la siamo portata a casa. L'avremmo potuta vincere anche all'albergatore, in realtà, questa carta, però l'abbiamo vinta adesso. Quindi, adesso cerchiamo il capitano. Qui, tra l'altro, se avessimo avuto Quistis... Ecco, accidenti, non si può andare in albergo. Riposiamoci in camera mia, allora.
così possiamo sbloccare anche la possibilità di poterci riposare. Ora, se qua ci fosse stata Quistis, in realtà ci sarebbe stato un dialogo speciale. È questa la camera di Zell? A me entrare nella stanza di un uomo non mi fa né caldo né freddo. Questi cosa sono? Ecco, vedete, ognuno ha praticamente un dialogo. Quanti fucili? Sono di mio nonno. Ehi, non toccarli con quelle manacce. Va bene, ho capito. Vabbè, un po' puoi toccarli, ma non tanto. Ehi, ma cosa fai? Ecco qua. Lo sapevo. Tutto distrutto. Ecco, e come potete vedere abbiamo praticamente sbloccato la possibilità di salvare o di riposarsi, che è comunque molto importante, cosa che a me sinceramente non mi interessa. Tra l'altro, vedete, è presente anche un T-board. Questo T-board non è quello che gli hanno sequestrato a Zell. Infatti, se avessimo avuto Quistis all'interno del party, praticamente Zell avrebbe confessato a Quistis che lui ne aveva due. E quindi quello che gli hanno confiscato a scuola non è questo, cioè questo è un altro T-board che lui aveva. E Quistis praticamente racconta poi un episodio divertente dove Zell, mentre stava appunto girovagando all'interno del garden col suo T-board, è praticamente entrato nel bagno delle donne. Quindi piccolo aneddoto. Con Selfie addirittura, se avessimo avuto Selfie nel party, forse addirittura tipo si complimentava comunque per l'ordine della stanza, cioè ogni personaggio che vi portate dietro ha un dialogo a parte, ok? Quindi è tutta una cosa molto particolare. Detto ciò, continuiamo a cercare il nostro comandante. Prima è venuto uno di Galbadia e mi ha detto di prestargli la cucina. Credo che ci abbia arrostito del pesce, c'era cattivo odore dappertutto. Quindi noi abbiamo visto che praticamente il capitano era contento perché aveva pescato quattro pesci. Ora che noi siamo praticamente impuzzati, di pesce, ovviamente cosa dobbiamo fare? Andiamo dal cane. Perché andando dal cane abbiamo la possibilità di ottenere, esatto, vedete, affiutato la traccia del pesce cotto. E quindi ci porta dal capitano. Per coloro che invece avevano difficoltà o che comunque in un modo o nell'altro non sapevano dove cercare il capitano, potevano entrare da questa parte. Ora non mi ricordo da dove si entrava. Ecco, da questo lato. E tecnicamente qui in fondo, forse ora non c'è perché ho fatto tutto giusto. Però qui in teoria dovrebbe esserci un NPC, ora forse non c'è perché ho triggerato già il cane da solo, però tecnicamente qui dietro c'è un NPC che in cambio di soldi vi dà degli indizi sul come trovare il capitano. Però fare questo abbasserà il vostro grado Seed, quindi non fatelo. Invece facendo questa missione in questo modo, quindi riuscendo a portare il cane direttamente dal capitano, il vostro grado Seed aumenterà. Perché vi dà ben 100 punti Seed questa missione. Eccolo qua. E Raijin, andiamo. Ok, quindi possiamo uscire. E possiamo raggiungere i nostri amici. Ecco qua. Ehi, voi, è pericoloso, non vi avvicinate. Proprio ora il comandante, ecco qua. Ai ai ai. Fujin, calmati. Facevo il mio dovere io. Sono venuto a cercare il cane che mi era scappato. Pure voi però, aiutatemi. Dobbiamo calmare Fujin. Raijin! Voi? Cosa ci fate qui? Volevamo liberare Balamb. Cioè, vogliamo liberare Balamb. Seifer mi ha detto di darvi una lezione se vi vedevo qua. Datemi una mano, soldati. Boss fight. Ovviamente noi abbiamo tutti gli HP recuperati. Qua. Utilizziamo per la prima volta Ruba. Per aver ottenuto Force Up, due unità di Force Up, per
Perché? Perché Regin è forzuto. Quindi ci dà la possibilità di ottenere degli oggetti interessanti. Ovviamente immune a morte, però non sei immune al mio Gunblade. Lui non aveva niente di interessante da assimilare, aveva qualche Protect probabilmente che poteva essere utile, quindi va bene così. Adesso arriva la boss fight. Bene, sistemiamo anche il comandante. Questa è la prima vera boss fight che in Final Fantasy VIII, se non siete livellati o se non avete la possibilità di potenziarvi, può essere difficile. È la prima boss fight che può mettervi in difficoltà. Sei tu il comandante? Lascia subito Balamb. Regin sconfitto? Proprio così. Dove sono Seifer e la strega? Spacchiamo le ossa anche a loro. Zell, calmati. Fujin, sei sola ora. Non vorrei mica combattere. Rabbia. Ah ah ah, non è sola. E chi è? Sono di nuovo in piedi. E sono pronto a combattere. Ma non t'avevamo sconfitto. Ecco, questa è la prima vera boss fight in Final Fantasy VIII che può darvi delle difficoltà. Se non siete livellati bene. O non avete comunque le armi... E non avete livellato nel modo giusto. È il momento di fare sul serio. Perché guardate, ecco. Fujin esegue Tornado. Però io ovviamente sono più forte. Cioè posso assorbire tutti gli elementi. Allora, intanto ci prendiamo un bel Pandemon. E guardate quanti danni fanno comunque. 450 botta sono tanti, eh. E intanto ci siamo portati Pandemon. Zan! Vediamo cosa ha Fujin da rubare. Impossibile rubare. Quindi, via. Fujin, sono stato sconfitto. Ok. Rirubiamo, vediamo se riusciamo a rubare. Impossibile rubare. Riproviamoci l'ultima volta. Non mi ricordo se effettivamente aveva qualcosa. Ecco, Mega Elisir. E Lione, dove? Vedete, ci sono anche dei dialoghi mentre si combatte. Ecco, non possiede nulla. E ora la possiamo shottare. Ciao Fujin. È stato un piacere. Io sconfitta. Sì, Fujin. Stata sconfitta, mi dispiace. Un altro Force Up è la guerra 002. 20 AP. Però vabbè, noi già abbiamo preso tutto. Oh, Pandemon. Nuovo Guardian Force per noi. Ricevete gli ordini dalla strega? Negativo. Non c'entriamo niente con la strega. Noi agiamo per conto nostro. Come sarebbe per conto vostro? Noi stiamo con Seifer. E allora? Che c'entra? Questa non è la guerra interna del Garden. Non ci tireremo indietro. Negativo. Seifer ha molti seguaci, ma lui si fida solo di noi. Quelli di Galbadia seguono gli ordini di Seifer perché temono la strega. Se noi lo abbandoniamo, Seifer rimarrà solo. Siete i suoi amici... Ditegli di smettere di fare idiozie. Affermativo. Noi non siamo amici che si danno via per due soldi. Siamo con Seifer in tutto e per tutto. Capisco. Quindi non volete tornare al Garden. Va bene, non vi costringo. Vuol dire questa amicizia? Vedete Squall? Squall in questo momento sta pensando alla discussione avuta con Rinoa, dove Rinoa gli ha detto appunto di rimanere insieme, di godersi questa amicizia, di rimanere legati, e quindi lui ha capito effettivamente sia Raijin che Fujin e non li ha obbligati a tornare al Garden, quindi sta capendo qual è il significato dell'amicizia e quindi si pone la domanda sul allora è questo che fanno gli amici, è così che si comportano gli amici. Aspetta,
Basta con questo discorso, è duro sentire tutto ciò. Esci. Aia. Don. Via. E se ne vanno. È triste. Amici e nemici, sono le circostanze che li cambiano. Una frase che sento da sempre, ormai non mi stupisce più. Non mi stupisce più davvero? Allora perché mi sento così ora? Andiamo. Quindi c'è stato appunto questo approfondimento anche dal punto di vista di Squall. Esatto, molto maturo per avere comunque 17 anni. Ed effettivamente parlando ci sono tanti temi che vengono comunque sottolineati su Final Fantasy VIII, e uno di questi è l'amicizia. Quindi vedere questa amicizia incondizionata di Regine e Fucine nei confronti di Seifer mette in dubbio praticamente tutto quello che Squall in realtà ha pensato fino a questo momento, e dice: ma allora sono questi gli amici? È così che si comportano gli amici? È questo quello che effettivamente fanno gli amici, eccetera eccetera. Piccola parentesi che ovviamente non vi ho detto, semplicemente perché la boss fight è stata completamente no sense, proprio facilissima, però qualora si avesse difficoltà nell'affrontare Raijin e Fujin, c'è un piccolo trucchetto che consente alla battaglia di diventare facilissima. Anche perché vi ho detto che questa boss fight è una di quelle più, non dico ostiche, però può essere difficile se non siete livellati bene. Ma se avete blind tra le vostre magie e la castate su Raijin e su Fujin, loro sono deboli a blind. Quindi praticamente potete accecarli e i loro attacchi fisici non vi faranno niente. Quindi questo vi renderà la boss fight molto 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 facile. Quindi se, vabbè, ovviamente chi, ovviamente coloro che possono avere difficoltà su Regine e Fucine sono i blind fondamentalmente, ma chi conosce Final Fantasy VIII non avrà problemi ad affrontarli. Però chi dovesse avere difficoltà, o per chi magari vuole fare una sfida senza junction, senza livellare e senza tutte le altre cose presenti all'interno del gioco, i Regine e Fucine sono deboli a blind, quindi si possono accecare e quindi gli attacchi fisici annullare. Dove andiamo? Ecco, ora giustamente, eccomi qua! Cosa c'è? La nostra destinazione? Ci stiamo pensando. Dai, proviamo ad andare dal Garden di Trabia, no? Sta proprio all'interno delle montagne, forse la strega non arriverà fin là. Però non si può mai dire. Pensavo fosse stata distrutta dall'attacco dei missili. Ah, forse ci vuole andare proprio per verificare. Mettiamola tra le possibilità. Grazie! Ecco, e qui adesso sappiamo dove andare. Perché non è una possibilità. Dobbiamo andare a Trabia. Partiamo? Yes! Ovviamente il party, al solito, mettiamo sempre il nostro Belzel e Irvine. E partiamo. Quindi, prossima destinazione, Garden di Trabia. Adesso, finalmente, possiamo andare nella città natale di Selphie. E questa è una roba terribile. Anzi, in realtà, io quasi quasi, dato che dobbiamo andare a Trabia e la situazione non è tra le migliori, io farei una cosa, dato che adesso Balamb è libera e quindi abbiamo la possibilità di entrare a Balamb come e quando vogliamo. C'è una cosa che abbiamo lasciato a Balamb, se vi ricordate. Intanto salviamo. C'è una cosa che abbiamo lasciato a Balamb, non so se vi ricordate, ovvero la regina delle carte. Perché se vi ricordate, avevamo praticamente mandato la regina delle carte a Balamb. Perché? Perché mi serviva proprio in questa fase di gioco. Ora, quello che faremo adesso con la regina di carte serve per sbloccare un'altra carta rara. Una carta molto rara, a dire la verità, perché è una carta che si può ottenere solo se si è ottenuta la carta del Cocciocobo, quella che abbiamo ottenuto praticamente la scorsa volta. Ecco perché è importante. Eccola lì. La nostra bella regina delle carte.
Regole di questo posto, va bene, coppia. Ok, se mi dai 30.000 kill inserisco una nuova regola, carte scoperte. Ti devo dare 30.000 kill per mettere carte scoperte? Vai. Cioè, vorrei evitare di importarmi le regole di Trabia da altre parti, quindi preferisco farlo adesso. Dollet. Boh, perfetto. A posto. Ce l'abbiamo fatto. Ho preferito appunto farlo adesso perché dopo che andremo a Trabia, praticamente noi cambieremo le regole o comunque mischieremo le regole con quelle di Trabia. E sarà un casino. Sarà un casino incredibile. Quindi meglio farlo adesso piuttosto che farlo dopo. Meglio farlo adesso piuttosto che farlo dopo, perché a Trabia ci sono le regole più brutte che si possano avere all'interno del Triple Triad. Proprio le regole mano a caso, sudden death, scambio diretto, cioè veramente è una roba oscena quello che c'è è veramente osceno quello che c'è a Trabia. Quindi allora no, aspetta, Dollet, dobbiamo andare. Allora, se Galbadia è da questo lato, Dollet è da questo lato. Dobbiamo andare di qua. E il treno nel frattempo che passa, bello tranquillo. Aspetta, andiamo di qua. Fanculo. Non ci passo da qua. Vai, saliamo sopra il treno. No, minchia, non cadere. No, non ci passa. Minchia, mi ricordavo ci passasse. Vabbè, scendiamo qua. Minchia, mi ricordavo ci passasse, invece non ci passa. E poi qua, oddio, c'era anche la spiaggia, se non sbaglio. Infatti potevo salire direttamente da qua dalla spiaggia. Vabbè, sti cazzi. Tanto ho incontri zero, quindi non è un problema. Ok. Anche perché poi, in base alle regole di Trabia che mi vado ad importare, io dovrò fare un casino. Dovrò andare a, dovrò uscire da Trabia, andare a Galbadia, scambiare le regole con Galbadia, da Galbadia ritornare a Trabia, annullare le regole di Trabia, andare a Balamb e prendere infine le regole di Balamb. Cioè dovrò fare questo, sinceramente, dopo. Quindi è un casino. Allora, salviamo qui. E parliamo con la regina di carte. Mio padre è artista. Mio padre lavora come pittore in questa città. Molte di queste carte sono opera sua. Ho regalato a mio figlio la carta Kochokobo che ho ottenuto durante l'ultimo viaggio fatto. Mio padre, ispirandosi a quella carta, ne ha dipinta un'altra, il Debu Chocobo. Credo che ora sia in circolazione a Balamb. Se solo riuscissi ad ottenere la carta di Alexander, mio padre ne dipingerebbe una uguale. Vedi? Quindi qua abbiamo avuto l'indizio che un'altra carta, grazie al Kochokobo che gli abbiamo dato nella scorsa partita, abbiamo messo in circolazione un'altra carta rara. Quindi prima di prendere quella carta rara, andiamoci a recuperare il Kochokobo da suo figlio, visto che lei l'ha regalato a suo figlio, e giochiamo a carte. Le regole, ovviamente si aggiunge soltanto elementale, quindi sinceramente mi sta bene. E riprendiamoci il nostro Kochokobo, sperando che lo giochi subito. Ciao Andrè. Sperando che lo giochi subito. Oh, bene, 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 bene. Bene, bene. Qua l'RNG è stato abbastanza fortunello. A differenza di prima, qua abbiamo recuperato un po'. Ora cerchiamo di vincere. Guardate quanto tempo ci sta per giocare le carte. Perché? Perché il bambino, in realtà, secondo quella che è la metrica del gioco, sta diventando sempre più bravo. Quindi perde sempre più tempo nel, diciamo, nel giocare le carte. Anche se dalla giocata che ha fatto non si direbbe.
Ok, riprendiamoci il Cociocobo. E siamo a posto e possiamo tornare indietro. Ora, qui l'unica cosa che come indizio è molto fuorviante è il fatto che la regina di carte ci abbia detto che la carta del Debu Chocobo è in circolazione a Balamb. Questa informazione in realtà può essere malinterpretata, perché lei, quando si riferisce a Balamb, si riferisce alla regione di Balamb, non la città. Infatti, la carta del Debu Chocobo non è presente nella città di Balamb, ma è presente all'interno del Garden di Balamb. Quindi, la regina di carte che ci dice questa carta si trova a Balamb, lei si riferisce alla regione. Mentre in realtà non ti dice il luogo specifico. Cioè, lei non ha detto nella cittadina di Balamb. Lei ha parlato della regione di Balamb, che sarebbe praticamente tutta l'isola estesa, in teoria. Quindi questa è una cosa che effettivamente può confonderti e può un pochettino mandarti in confusione. Infatti è capitato che io praticamente, a parte che la carta del Cociocobo non l'ho mai presa nelle mie run precedenti, ma quando poi ho imparato come appunto affrontare una perfect run di Final Fantasy VIII, non avevo idea, non avevo letteralmente idea del fatto che appunto la carta si trovasse nel Garden di Balamb e non a Balamb, che è ben diverso. E quindi dove si trova questa carta? Si trova qui in possesso di un ragazzo che solitamente viene e si siede qua. Cioè lo dovremmo vedere praticamente seduto qua. Quindi basta fare un po' di entra ed esci e prima o poi eccolo qua. Dovremmo trovarlo. Ho sentito che usi regole diverse dalle nostre. Allora mischiamo quelle di Dollet con la nostra. No. In realtà quelle di Dollet... Cioè, non è... Cioè, Dollet ha solo elementale. Ok, va bene, perfetto. Ok. Ecco, lui possiede la carta del Debu Chocobo. E la gioca, ovviamente. Spero che la giochi, perché se non la gioca è un bastardo. E mi sa che non l'ha giocata, il figlio... Il figlio d'Ena. No, non l'ha giocata. Va bene, insistiamo. Perché mi dice ancora mischiamo le regole? Già le abbiamo mischiate le regole, basta. Non rompermi i coglioni. Oh, eccolo lì. Il nostro bel maialino. E poi vabbè, è un chocobo grasso, ma... Ok, cerchiamo di vincerle tutte, se è possibile magari. Questo lo mettiamo qua. Boh, a posto. E abbiamo preso anche la carta del Debu Chocobo. Era una carta, era la carta rara elementare accettata in questa zona. Va bene. Mi dispiace che elementale. No, in realtà elementale mi sta bene. Finché non è plus, coppia, muro, sudden death o qualsiasi altra roba, a me sta bene. Ah, vabbè, sudden death in realtà non è che mi dispiace più di tanto, però... Però vabbè. Ok, adesso che abbiamo fatto questa parte che effettivamente poteva essere un po' fastidiosa, possiamo andare a Trabia. E adesso qui è tutta trama, ragazzi. Qui adesso le cose secondarie, che appunto erano rimaste da in sospeso, sono finite. Sono ufficialmente finite. Quindi ci possiamo dedicare adesso a tutta storia, tutta trama. E qui adesso sarà un bel pezzo di trama. Qui sarà bella lunga e sarà anche molto particolare.
Allora, il garden di Trabbia è praticamente da questo lato. Ora è... no, è un po' più avanti, è di qua, perché è vicino alla foresta, quella del Chocobo. È praticamente, eccolo qua. Infatti Selfie ci dice tra le montagne, eccetera, eccetera. Eccolo qua, tutto distrutto, ovviamente. Brutto presentimento. Selfie! Comunque ha letteralmente le mutande di fuori, Selfie, eh? Giusto per dire. L'attacco missilistico. Che rabbia. Io vado dentro. Vai pure. Tra l'altro qui... nel Garden di Trabbia ci sono diverse cose che bisogna fare attenzione, a cui bisogna fare attenzione. Perché c'è una rivista, un Army Mese, un Timber Maniacs e poi una carta importante da recuperare. Non sai dove è Selfie? Hai visto Selfie? È corsa avanti. Sarà scioccata. Presto, rincorriamola. Però, prima di tutto ciò, andiamoci a leggere la rivista che abbiamo ottenuto. La rivista che abbiamo ottenuto con Rajin e Fujin, ovvero Meteo Strike. Non lo colpire soltanto. Afferra il nemico, sollevalo e scaraventalo a terra. Vedrai che risultati. Più è pesante e più accuserai il colpo. Questa è la tecnica Meteo Strike. È una tecnica piuttosto difficile e non sempre riesce, ma se ti alleni ce la farai. Ma ricorda, mai contro le persone. E questo era. Allora, qui, ragazzi, vedete? Sulla destra, non so se lo notate, ma penso che si veda. Sulla destra, guardate che c'è quel piccolo bordo giallo. Lo vedete quel piccolo bordo giallo? Quel piccolo bordo giallo è una rivista. Ed è l'Army Mese numero 8. Questa è una rivista che si può perdere. E uno dice, come si può perdere? Sì, ragazzi, perché se voi cambiate schermata e rientrate, la rivista sparisce. Sapevatelo. Poi... prima di parlare con Selfie e la sua amica, andiamo da questo lato, anzi no. Era da questo lato, se non sbaglio. No, da qua c'erano le macchine. Ah no, ecco. Ecco, vedete lì? C'è una rivista. E per ora forse non ci posso andare perché... è Selfie che sta pregando. Perché lei appunto sta pregando. Il palco è andato distrutto. Il mio sogno di suonare con un gruppo l'ho realizzato senza l'H. Ve l'avevo promesso, no? Volevo fare qualcosa che sarebbe stato per sempre dentro tutti noi. Il nostro concerto è stato un concerto che tutti avrebbero desiderato fare. Mi avete visto tutti? Mi avete sentito, vero? Lei giustamente sta parlando con i suoi compagni che sono morti ormai. Ma questo è solo l'inizio. I nostri sogni li farò ancora più grandi, ancora più meravigliosi. Povera Selfie. Effettivamente questa è una parte pesante perché... è una parte pesante. Allora, Selfie è ancora qui? No, ok, se n'è andata. E quindi ora ci possiamo prendere anche il Timber Maniacs.
Quindi anche questa rivista l'abbiamo presa e adesso possiamo andare indietro. C'è Selfie che parla con la sua amica? No. Tra l'altro la sua amica è terribilmente carina con questa mod. Si vede bene in HD, è terribilmente caruccia. È terribilmente carina. Qui ci sono altri dialoghi ambientali che si possono ascoltare. Mi sa che qua ancora, mi sa che sta ancora dormendo quello. Oh no, di nuovo. Quello pure il giorno del lancio dei missili dormiva. Se non viene spero di non dover fare un doppio turno di ispezione. Fallo per Trabbia. Allora, dovrebbe esserci anche il dialogo tra Selfie. Donate qualcosa per la sventurata Trabbia. Eh no, mi sa che il dialogo con Selfie l'abbiamo perso perché sono andato dall'altra parte. Va bene. Comunque, sta arrivando il freddo. Forse arriverà anche il regalo delle fate. Selfie ha detto che vi raggiungerà al campo di basket. Ecco, vedete? Praticamente ho saltato il dialogo dove lei, che è la sua amica, mi diceva grazie per esservi presi cura di Selfie, e noi avremmo risposto non c'è di che, oppure non abbiamo fatto niente, eccetera eccetera. Ecco, lei però è praticamente il mio incubo peggiore, perché lei possiede la carta di Selfie e la dovrò ottenere con le regole di Trabbia. Quindi prima dobbiamo andare al campo da basket, che si trova... ce la facciamo? Grazie. Il re Tomberry, invocazione GF. Ah! Abbiamo portato via tutti i feriti in macchina. Io sono malato, ho curato molti di qui e mi sono ammalato anch'io. Qui abbiamo altre situazioni. Lascialo fare a me, lo riparo io. Siamo noi la squadra ripara tutto. Siamo noi? Noi siamo la squadra ripara tutto. Siamo una squadra specializzata per la ricostruzione di Trabbia. Vabbè. E adesso possiamo andare al campo da basket, che si trova esattamente... Ecco qui. Selfie! Scusa, Selfie, perdonami. Perché? Perché ti scusi? Non sono riuscito a salvare l'ossetto che mi avevi dato. Forse adesso sta piangendo. No, il nostro ossetto è molto forte, sai? Adesso lui è contento perché sa che tu stai bene. Ehi, lo sento, l'ossetto ha detto che ci sta guardando. Dobbiamo fare i bravi. Lui ci vede sempre, sapete? Ovviamente Selfie riesce a parlare con i bambini perché hanno lo stesso QI probabilmente. Grazie, Selfie. Scusate, arrivo subito. Aspettatemi al campo di basket. Va bene. Qui c'è... la fonte energetica Aura. Che con Selfie ha un significato tutto bello particolare. Ed eccoci qua. Stiamo aspettando Selfie. Quando arriva lei, andiamo. Sembra che non ci siano nemici in questo garden. Dove sarà la strega? Dobbiamo trovarla più presto. Ok, ora parliamo con tutti. Devo dimostrare a Selfie che si può fidare di me. E la ricerca di Elione? La strega la vuole perché non può portare le persone nel passato. Anche la strega vuole andare nel passato? Perché la strega è comparsa all'improvviso? Forse stavo solo aspettando il momento migliore. Forse fingeva di essere un normale essere umano. Da quando vi ho incontrati ho cominciato a pensare. Continuo a pensare ma non trovo risposta. Ecco qua. Scusate, ho fatto tardi. Grazie, siete venuti tutti qui per me. Ehi, su col morale. Grazie. Vengo anch'io quando andate a combattere contro la strega. Ho
Voglio prendermi le mie rivincite, ok? Sentite. Ma dobbiamo combattere per forza. Non c'è nessun altro metodo. Non possiamo trovare un modo per evitare spargimenti di sangue. Oi oi oi. Ma cosa stai dicendo? Oddio, Billy Butcher? Ci sarà un qualche scienziato che conosce un sistema per bloccarla senza combattere, no? Dove vuole arrivare? Se davvero qualcuno conoscesse qualche sistema sarebbe grandioso, ma... Ma nessuno fa niente alla fine. Tremano dalla paura, si lamentano e a pericolo passato ci criticano. Non fanno che criticare questo o quello, ma alla fine non concludono niente. Rinoa, dove vuole arrivare? Cosa si aspetta da me? Io sono cresciuto nel Garden, sono un Seed io, un guerriero, lo capisci o no? Squall, se non dici a voce alta quello che pensi, non riusciamo a sentirti. Tu sei una delle resistenze di Timber, giusto? Diversamente da tanti altri, tu hai combattuto con le armi, non è così? Perché ora invece fai questi discorsi? Cosa ti succede? Forse ho solo tanta paura. Mi succede spesso quando sono con voi. Certe volte, come adesso, sento che siamo sulla stessa lunghezza d'onda. Ma quando si combatte non riesco a stare al vostro passo. Rimango indietro, vi corro dietro, ma non ce la faccio. Dove correte tutti quanti? Non sento più le vostre voci. Quando vi raggiungo sono in ansia se state tutti bene, se mi accoglierete col sorriso. Se siete tutti vivi e torneremo insieme a casa. Quando ci penso... Rinoa, capisco cosa dici. Qualcuno potrebbe non tornare. Qualcuno a cui tieni molto potrebbe morirti sotto gli occhi. Se vivi con questi pensieri la vita sarà dura. Per questo io combatto. Quando ero piccolo e avevo circa 4 anni, ero in un orfanotrofio. E qui adesso, questa è una delle parti chiave del CD2. Tanti ragazzi, tutti orfani. Era la fine della guerra della strega. Molti bambini erano senza genitori. E così anch'io. Ce n'erano molti, ma fra tutti c'era una bambina speciale. Irvine, giochiamo? Mi piaceva molto quella bambina. Mi bastava parlare con lei per sentirmi bene. Elfie, a cosa giochiamo? Giochiamo alla guerra. Minchia. Bel gioco. L'orfanotrofio. La casa di pietra? Proprio così. La vecchia casa di pietra vicino al mare? Proprio così. Quando ci siamo visti al Garden di Galbadia l'ho capito subito. Perché non hai detto niente? Ecco. Possibile che voi due ve ne siete dimenticate? Perché me lo ricordo solo io? L'allegra Selfie è la prepotente Quistis. È strano. Cosa? Ehi, non vi ricordate quando abbiamo fatto i fuochi d'artificio? Ah, sì, sì. Di qua. Questa è una delle parti di Final Fantasy VIII che all'inizio è decisamente confusa. Ed è anche una delle cose che probabilmente rende il capitolo di Final Fantasy VIII con appunto con le critiche che gli sono state mosse per i buchi di trama o per le robe inconcludenti che comunque erano presenti all'interno del gioco. Diciamo che qui l'hanno un po' risolta la cosa, l'hanno diciamo giustificata in termini di gioco, però effettivamente Irvine, che si ricordava queste cose e non le ha mai dette prima, non le ha dette subito, un pochettino ti lascia spiazzato dicendo minchia, però lo poteva dire prima, cioè lo poteva dire subito, cioè nel momento in cui Irvine rivede Quistis, Selfie, con cui aveva passato l'infanzia, non ha fatto neanche un cenno
come per dire, ehi, ciao, ma come state? Quanto tempo? Cioè, non ha provato praticamente niente nei confronti di Selfie e Quistis. Era come se fossero sconosciute. Ora, invece, se ne è uscito con questa roba del fatto che invece erano tutti nello stesso orfanotrofio. E questa cosa un pochettino non regge, non sta in piedi. Dove sei andata, sorellina? Non mi vuoi più bene? Sono tanto triste. Sorellina, il lione. Questa è la parte importante, quella che ti fa fare il vero plot twist e ti dice: madre, mia sorella non c'è più. Sorellina, dove sei? Ok, ora in teoria... Ecco qua. Era più o meno così. Ah, l'oceano, il faro. I fuochi d'artificio. Ehi! I bambini non devono giocare con i fuochi d'artificio. Lo dico alla madre! Piagnucolone, torna a letto. Se me lo ricordo, vuol dire che c'ero anch'io, no? Siamo stati tutti sgridati. E i miei genitori di Balamb? La famiglia Dinch ha accolto e allevato Zell come proprio figlio. È proprio vero. Io ero qui. Mi fa male, madre! Piagnucolone. Chi è? Sei un fifone. Smettila, Seifer! Ah! Seifer. Wow, c'era anche lui. Tutti. Vediamo. Cioè, erano tutti là e non se lo ricordava nessuno. C'era anche Seifer. A parte di noi eravamo tutti lì. E allora? Sì, anch'io ero lì. Io, sorellina. Ecco, e questa è l'immagine che abbiamo visto tempo addietro del bambino... che parlava della sorellina, io diventerò forte, eccetera, eccetera. Ho sempre aspettato che mia sorella tornasse. Io sono solo, però farò del mio meglio. Anche se tu non ci sei più, ce la farò lo stesso. Riuscirò a farcela anche da solo. Non è andata bene. E Lione... E Lione era la sorella. Era un po' più grande di noi e tutti la chiamavamo sorella. Quistis, Zell, Selfie, Irvine, Seifer, Lione, io. Non so. Non so se tutto ciò ha un senso, però siamo stati tutti insieme. Dici che la sorella è Lione? È lei che ci ha portato indietro fino al periodo di Laguna. Ha detto che vuole cambiare il passato, ma non so perché. Esiste una sola ragione. In questo presente non è felice. E così voglio aiutarla. È parte di noi, del nostro passato. E non ti ricordavi neanche chi fosse. Ehi, Selfie, nemmeno tu ti ricordavi niente. Dove sarà l'orfanotrofio?
Insomma, il leone e la sorella sono la stessa persona. Tutti le volevano molto bene, ma tu Squall la volevi soltanto per te. Te lo ricordi bene? È strano. Col carattere che ho non credo di essere mai stato adottato. Stesso discorso vale per Safer. Quindi forse eravamo al Garden già all'età di 5 anni. Eppure lui non ha mai parlato degli anni passati insieme all'orfanotrofio. Io stesso, anche se lo guardavo, non mi ricordavo niente di lui. Non è strano? È vero, è strano. Da quando mi trasferì a Trabia ebbi una vita davvero molto felice. Poco alla volta dimenticai il periodo di quando ero bambina. Ma per Squall e Safer è strano, è davvero molto strano. Me lo ricordo. Sì, ora me lo ricordo. Non andavo d'accordo con i miei genitori adottivi. Arrivai al Garden a 10 anni. Lì, per la prima volta, notai Squall e Safer. Voi due non facevate altro che litigare. Sì, tu ci fermavi sempre. Sì, è vero. Safer voleva essere al centro dell'attenzione, ma Squall lo ignorava sempre. E alla fine litigavano. Squall avrebbe potuto evitare di combattere e vincere, e invece stava zitto e si scagliava contro Safer. Se gli dicevo di lasciarlo perdere, Squall, quasi piagnucolando, diceva: «Devo farcela anche da solo, mia sorella non tornerà a casa». Credo che ho provato a prendere il posto del leone. Ho provato, ma non ci sono riuscita. Pensavo sempre a Squall, anche dopo essere diventata istruttrice. Credevo fosse amore e nascondevo i miei sentimenti perché ero l'insegnante, ma mi sbagliavo. Quello che mi legava a lui era un sentimento di tipo fraterno. Oh! Quindi, effettivamente, Quistis non voleva trombarsi Squall, a quanto pare. O forse se la sta usando come giustificazione. Lo stiamo dimenticando un po' troppe cose. Un amore non compreso. Mi sono tolta di mezzo da quando Rino è entrata in scena. Ah. Deve essere lo stesso per Safer. Anche Safer deve aver dimenticato di quando era bambino. Ma quando vede Squall i suoi sentimenti riaffiorano e... Per questo lotta con Squall? Come ho fatto a dimenticare? Siamo cresciuti insieme fin da bambini, com'è possibile? Era più o meno così. È il prezzo che paghiamo per i GF. I GF ci danno la forza, ma si prendono dello spazio nella nostra memoria. Credi che questo spazio sia quello occupato dai nostri ricordi? Ma, è una voce messa in giro da chi critica i GF, però... Insomma, se continuiamo a usare i GF ci dimentichiamo le cose, no? Non credo che il preside Sid permetterebbe una cosa così pericolosa. Ma allora perché solo io mi ricordo ancora bene molte cose? Sa, forse perché uso i GF da poco tempo. Forse è per questo che ricordo molte più cose di voi. E tu, Selfie? La prima esperienza con i GF fu quando arrivasti a Balamb, giusto? Sì. Quindi capite? Cioè, hanno camuffato praticamente questa cosa del dimenticarsi il passato tramite Guardian Force. Che tecnicamente potrebbe anche starci, ma la cosa che io non ho mai accettato e che non ho mai, come dire, a mente lucida non ho mai accettato e non ho mai compreso è il fatto del perché Irvine, quando vede per la prima volta il gruppo, non dice nulla. Cioè, praticamente sono tutti sconosciuti. Cioè, lui si presenta come se fossero degli sconosciuti. Nonostante, per come dice lui, ha utilizzato i GF da meno tempo e quindi di conseguenza dovrebbe ricordarsi più cose, come sta dimostrando in questo caso. Però non ha mai fatto quel guizzo del dire: «Oh, Selfie, Quistis, quanto tempo?» eccetera eccetera. Gettiamo via i nostri ricordi in cambio della forza. Perdiamo i ricordi per colpa dei GF? Per questo gli altri eserciti non li usano? Ho una confessione da fare. Quando avevo 12 anni ho partecipato a una sessione di allenamento all'aperto. Ho distrutto un mostro e ho trovato un GF all'interno di questo. Ho usato quel GF per molto tempo e credo di avere una buona esperienza. Però strano, non riesco a ricordarne il nome. Credi che sia colpa di GF? Cosa possiamo fare? Cosa possiamo fare? Che ne so. Forse è meglio lasciar perdere.
Meglio lasciar perdere? Volete sconnettervi dei GF? Fin quando combattiamo ci serve la forza dei GF. Se c'è un prezzo da pagare, io sono pronto a pagarlo. Facciamo un diario, ci scriviamo qualcosa ogni giorno. Se davvero tendiamo a dimenticare le cose, rileggendo il diario potremo ricordarle. Sei sicura che sia una buona idea? Vuoi davvero ricordare tutto? Io dimenticherei volentieri quando Seifer mi picchiava. Ora per me è più importante proteggere i miei a Baland. Mi hanno accolto come se fossi loro figlio e questo non posso dimenticarlo. Ehi, vi ricordate tutti della madre? Il suo vestito nero? Sì, la madre, vestita di nero. Eccola là. Il volto gentile, i capelli scuri, quanto l'ho ammirata. Le assomiglia, assomiglia maledettamente alla madre. Tra l'altro bellissima anche lei in questa mod più... Se provo a ricordare quel viso... Le assomiglia? No, impossibile. Il nome della madre è Edea Kramer. La madre è la strega Edea. La madre... La strega Edea. Perché la madre... Perché? Perché la madre ha invaso il mondo? Perché ha lanciato i missili a Balamb? Forse per quanto possiamo sforzarci non lo capiremmo mai. È vero. Ascoltatemi. I Seed e il Garden sono stati istituiti da Edea, giusto? Io non sono un Seed, ma credo di capire cosa provate. I Seed combattono contro la strega, no? Strano. Mentre venivo torturato, Seifer mi ha chiesto dei Seed. La madre dovrebbe saperlo cosa sono i Seed. Ma la madre e la strega sono la stessa persona. Cosa significa? Wall, stai ascoltando? È questo quello che voglio dire. Vediamo. Ecco, sì. Capisco bene cosa intende dire Rinoa. Ma continuerò a combattere. Voglio mantenere fino in fondo questo impegno in cui credo. Penso sia lo stesso per tutti voi. Per questo credo sia giusto sapere che chi dovremmo affrontare è la madre. Avete mai sentito la frase «La vita a migliaia di strade»? Io non ci credo. Non ho mai potuto scegliere molte strade nella mia vita. Spesso ne avevo solo una davanti. Tra le poche strade a scelta che avevo, ho preso questa e l'ho percorsa fino a qui. E questa strada la voglio percorrere fino in fondo. Il nostro nemico è una persona che tutti noi amavamo. Per colpa di GF perderemo qualcosa di importante. E allora? Noi siamo qua perché il destino ci ha spinto fin qui. Siamo qua perché l'abbiamo voluto noi. E inoltre, siamo cresciuti insieme, no? Ma per svariati motivi siamo stati separati. Quando si è bambini non si può vivere da soli. Non ci sono strade da percorrere e non si può fare altro che piangere. Però... Alla fine siamo insieme di nuovo compagni, di nuovo amici. Non siamo più dei bambini, siamo forti ormai. Non permetteremo che ci separino di nuovo. Combatterò per questo, per poter stare insieme ancora, anche se per poco. Anch'io combatterò, non me ne starò nascosto in un angolo. È duro combattere contro la madre, però... Combattere contro di lei è come se ci dicessero di combattere fra noi. Rinoa, non possiamo far altro che combattere. Senza combattere non possiamo proteggere né noi né i nostri amici. Questa è la nostra strada. Se con noi, seguici. Sono sicuro che è ciò che tutti vogliono. Guardate! Un regalo delle fate! Dalle fate! Perché non andiamo all'orfanotrofio di Edea? Chissà com'è diventato. Forse capiremo qualcosa. La ragione per cui la madre è diventata così? Era qualcosa legato al passato, ma non possiamo cambiare il passato. Qualsiasi sia la verità, ora non possiamo cambiarla. Però, sono curioso. Non so cosa ci troveremo, ma andiamo alla casa di Edea. Quindi, prossima destinazione.
Siete tutti così coraggiosi. Coraggiosi? No, non è così. Spesso perdiamo solo il senso della realtà. Ma quando ce ne accorgiamo, tremiamo di paura anche noi come tutti quanti. Spero di trovare il modo per battere la strega senza dover combattere. Un po' difficile. Va bene. Quindi. Riformiamo il party. E una volta riformato il party, andiamo. Perché adesso qui io direi di salvare. Perché qui ora è un casino. Rientriamo nel garden, perché come vi ho detto prima c'è una carta che dobbiamo vincere, purtroppo. Usi regole diverse dalle nostre. Mischiamo le regole di Balam con quelle di questa zona. No. Vediamo se facendo no posso... Ecco, te la fai la partita, sì. Ecco, ma a caso, plus, non gioco. Vediamo se riusciamo ad eliminare una regola a caso. Madonna mia. Devo provare una cosa. Non succederà, perché non succederà. Non succederà al 100%, ma devo provare una cosa. Io le dico di mischiare le regole ed esco dalla partita, riesco ad abolire qualcosa, perché è un casino. Mi basterebbe anche togliere mano a caso, cioè veramente mi basterebbe letteralmente. Allora sì, madonna mia. Non a caso, coppia plus elementale. Ecco, elementale accettato in questa zona. Porco Giuda. Non a caso, plus elementale diff. Va bene, proviamo mano a caso. Il problema... ha giocato selfie, attenzione. Ok, cerchiamo di vincere allora. Ti prego, cerchiamo di vincere. Va bene. Va benissimo così. Va benissimo così. Va benissimo così. Non potevo desiderare di meglio. Va benissimo. Bene. A questo punto dobbiamo andare verso la casa di pietra. L'orfanotrofio. Madonna, ora poi devo ricambiare tutte le regole.
perché devo ricambiare tutte le regole delle carte. Devo tornare a Galbadia, poi a Balamb e far accettare le regole. È un casino, è un casino. È un casino. E tra l'altro ora nella mappa dovrebbe apparirmi la casa di Edea. Ma no, in realtà non mi appare. Oddio. Dopo mi apparisse invece. Invece no. Non mi appare un cazzo. Non mi appare. Non mi appare un Kaiser. Non mi appare nulla nella mappa. Poi tra l'altro noi dobbiamo andare da questa parte se non sbaglio, giusto? Sono io delle volte mi perdo in un bicchiere d'acqua. Perché ci siamo stati la volta scorsa, tra l'altro. Sì, dobbiamo andare di qua. Ecco qua. E infatti ora succede il patatrac. Guarda! Giustamente. Cosa pensi che succederà? Credo che loro sappiano che siamo qui. Se no, faremo noi la prima mossa. Non possiamo evitare di combattere. La strega è là sopra, vero? Questa è la battaglia finale? Lo spero. Cosa faccio adesso? Do gli ordini perché è il mio compito, o cerco di dare meno ordini possibili per evitare che le cose si complichino? Cosa dovrei dire? Non c'è molto tempo ormai. Ecco, e qui possiamo decidere cosa dire. E sì, ragazzi, si può parlare anche dei panini della mensa. Ovviamente gli ordini più importanti da dare sono: la preparazione all'attacco, la preparazione alla difesa e la salvaguardia delle matricole. Però voi potrete anche dare tutti quanti gli ordini a disposizione. Cioè, si possono dare tutti. E possiamo anche dire cosa ne penso di tutto ciò. Quindi, ovviamente io sono il capo, quindi non posso farmi prendere da roba personale. Quindi, preparazione dell'attacco, preparazione della difesa, matricole e infine cosa penso di tutto ciò. Quando avrei deciso che ordini dare, comunicalo a tutti. È Squall che vi parla. Questa è un'emergenza, ascoltate bene. Stiamo per scontrarci con il Garden di Galbadia. Seifer è dalla parte dei nemici. In questa battaglia metteremo fine anche alla questione con lui. Seconda squadra al garage. Terza squadra MG al ponte del secondo piano. Attendete istruzioni e preparatevi al combattimento. I nemici tenteranno di salire a bordo. Concentrate le forze all'entrata e al giardino della scuola. Se il vostro ID è un numero pari, andate al giardino in tenuta da combattimento. Se dispari, andate all'entrata principale e aspettate. Gli allievi con l'ID terminante per 8 si prenderanno cura delle matricole. Non hai esagerato quei discorsi? Tutti si scaglieranno in guerra come belve. Bastava qualche suggerimento. Ecco, in questo caso ho dato tutti ordini specifici e quindi Nida mi ha praticamente promosso, tra virgolette, dicendo che ho fatto un discorso un po' troppo pesante. Perché non ho parlato di cose leggere. Ehi, non sono anch'io, scusa. Sono stufo di essere messo da parte. Forza, è la battaglia finale, il Garden e la strega. Allora, cosa dobbiamo fare?
Ognuno di noi prenderà il comando di un gruppo di alunni. Quando arriverà Zell, ci divideremo in due gruppi. Zell sta dormendo. Ha detto che non è riuscito a dormire per niente. Eh? Ah, per quello. Eh? Di cosa state parlando? È un segreto. Come facciamo? Non possiamo aspettarlo. Vado a vedere la situazione al giardino. Viene con me. Ok, per ora ci portiamo. Va bene, Irvine e Quistis. Cambiamo il junction giusto per. Giusto per. Selfie, trova Zell e prendi il comando all'entrata della principale. Ricevuto. Abbiamo ancora tempo prima dell'attacco. Possiamo fare dopo il controllo dei GF. Ecco, vedi, questo è giusto per. Andiamo al giardino, seguitemi. È giusto per velocizzare un po' le cose. Però prima di andare al giardino, Erinoa. Erinoa, occupati di lei. Io, ciao. Ok. Cosa stai facendo? Qual è il tuo grado? Ha detto livello 2, magie indirette. Sei un MG di prima classe, rapporto immediato al ponte. Sì, signore. E voi? Allievo livello 3, compagnia del fuoco. Stessa compagnia, apprendista livello 1. Infermieria, compagnia A. Voi, di sopra al ponte. Tu, alle squadre di difesa. Ricevuto. Vedete? Sto praticamente ridistribuendo le truppe nel frattempo. Andate alla vostra postazione. Sono in ritardo! Sì, signore. Ovviamente Squall è praticamente il capo, no? Quindi tutti quanti pendono dalle sue labbra. Matricola squadra di soccorso. Io ho paura. Non ce la faccio, sono troppo nervoso. Il nervosismo riduce la capacità combattiva del 20%. Rilassati. Sono finalmente diventato un esperto di classe fuoco. Fai attenzione, ti provocherai delle bruciature. Vedete? Cioè, praticamente noi stiamo letteralmente facendo il giro per controllare la situazione. Cioè, proprio anche questo è gioco di ruolo. Cioè, anche questo è roleplay. Qui ovviamente non c'è nulla da fare. Qui non si può uscire. Quindi adesso scendiamo di sotto. Sì, perché loro praticamente sono studenti, però al tempo stesso sono anche dei combattenti. Quindi sono studenti e sono combattenti. Cioè, è particolare come cosa. È molto particolare. Ok, e adesso andiamo al giardino. Vedete, qui ci sono anche altre persone. Qui c'è un salvataggio, però vabbè, salvataggio salviamo, sì, per evitare magari, dato che siamo con le mod, evitiamo problemi per ipotetici crash. Ovviamente tutte le strade bloccate perché il nostro obiettivo è andare qui al giardino. Voi state qui, proteggete le truppe in prima linea. Ecco, è Zell che va. Ok, ascoltate tutti. Questa è la nostra ultima battaglia, dobbiamo vincere a tutti i costi. Non ti preoccupare, Squall, qui ci pensiamo noi. Ma credevo stessi dormendo. Sì, ma ho sentito l'annuncio e sono saltato giù dal letto. Dovrei essere qui, no? Sono del gruppo pari. Scusa, Squall, vieni qui un momento. Quell'anello che hai al dito non sarà il momento giusto, ma cosa vuole? Me lo puoi prestare? Lo tengo solo un po'. Non ti preoccupare, non lo perdo. Dai, prestamelo. Ma a cosa ti serve? Non posso dirtelo adesso, ma voglio che me lo presti. Che gli interessa quest'anello? Ma sì, posso anche prestarglielo.
Io mi immagino Squall che tipo ha i guanti e sopra i guanti c'è anche l'anello praticamente. Non perderlo però. Grazie Squall, non credevo me l'avresti dato. Rinoa ne sarà felice. Rinoa? Ok Squall, qua lascia fare a me. Ma dove cavolo eri finito? Combatto anch'io, sono stufa di essere sempre difesa. So che anch'io posso fare qualcosa, combatterò insieme a voi. Speriamo che sia l'ultima volta che combattiamo dentro il nostro garden. È vero, qui Zell dimostra di essere comunque un professionista, perché ricordiamoci appunto che loro sono comunque dei Seed. E i Seed all'interno del mondo politico di Final Fantasy VIII sono delle cariche importanti. Se vi ricordate, hanno avuto anche la possibilità di parlare faccia a faccia con il colonnello Caraway, e il colonnello faceva parte delle forze armate dello stato di Galbadia. Quindi noi ragazzini di 17-18 anni, essendo Seed, possiamo parlare a tu per tu con persone di alto rango. Quindi non siamo praticamente gli ultimi arrivati, anzi siamo una carica politica molto importante. E non è da sottovalutare questa cosa. Devo combattere per dimostrare a me stessa che posso farcela. Attenzione. Squall, ritorno immediatamente al ponte. Al Pontos. Zell, affido a te questa postazione. Sì! E finalmente Zell ha la possibilità di essere un capo squadra. Guarda. Safer, comando l'armata nemica. Ci stanno venendo addosso. Continua in questa direzione. A destra! Il garden nemico è di fronte a noi. Squadra d'attacco, state pronti. Svelti, vengono da sinistra. Dobbiamo fermarli. Verifichiamo i junction GF. Sì, perché qua se no altrimenti ci fanno il culo. Quindi, cambio junction. Di Squall lo diamo a Zell. Irvine lo diamo qua. E Quistis la diamo qua. Ok. Correte più forte che potete, dobbiamo cercare di fermarli. Ah? Rinoa, tieni questo. Me l'ha dato Squall. Ne farò un identico, per ora tienilo tu. Come hai fatto a convincere Squall a fartelo dare? Gliel'ho semplicemente chiesto. È molto bello, ma è un po' troppo grande. Riprendiamo il discorso dopo. Ecco, qui Selfie effettivamente ha detto una cosa giusta. Oh. Qui c'è un'altra delle cose che su Final Fantasy VIII mi ha sempre lasciato stupito in maniera incredibile, ovvero il fatto che Rinoa riuscisse ad aggrapparsi e a tenersi salda praticamente alla roccia per tre quarti d'ora, tipo. Maledizione, non ci arrivo. Cerchiamo qualcosa per tirarla su. Tieni duro, Rinoa, torniamo subito. E praticamente Rinoa rimane lì appesa.
frattempo, cioè, CGI inclusa nel gameplay, cioè ste robe erano fuori di testa. Accidenti, non c'è niente che possiamo usare. Ah, certo, perché Rinnovo aveva incontri zero. Porca miseria. Vabbè, rendiamo il tutto più realistico. Con questi incontri casuali rendiamo tutto più realistico, come se mi stanno attaccando davvero. E tipo ci facciamo strada tra i vari combattimenti. Questi sono combattimenti di trama, sono di lore. Ovviamente i soldati sono già penetrati all'interno del garden. Squall, i nemici stanno entrando dall'ingresso principale. Ecco, e siamo tutti quanti insieme. Poi anche la musica incalza in una maniera incredibile qui. Squall, Rinoa sta per cadere giù dal garden. Maledizione. Squall, mi puoi sentire? L'aula è stata assalita dai nemici. Ci sono le matricole là dentro, dobbiamo fare qualcosa alla svelta. I nemici stanno arrivando. Squall, mi hai sentito? Sì, ma non solo Rinoa è in pericolo. Sei insensibile, Squall. Rinoa potrebbe... Dobbiamo dividerci. Chi viene con me? Christy Servine. Selfie, stai con Shu. Ok. Christy Servine, venite con me. Andiamo all'aula. Zell, trovo un modo per salvare Rinoa. Fai di tutto per salvarla, ti prego. Ci penso io. Ok. Adesso qui di nuovo ricambiamo i junction. Quindi qua rimettiamo a Squall, poi tu facciamo così e qua facciamo così. Ok. Squall, vai all'aula del secondo piano, i nemici stanno piombando giù dal cielo. Ok, andiamo all'aula al secondo piano, proprio scritto in blu così non ti puoi sbagliare. Secondo piano. Ok. Cioè, guardate tra l'altro Galbadia com'è equipaggiata. Cioè, proprio loro sono equipaggiati proprio per la guerra. Hanno le moto, hanno anche i buster volanti. Hanno un equipaggiamento pazzesco. Sembrano essere anni luce avanti rispetto a Balamb, che praticamente sembra non avere niente. Vedete, e poi si calano con le corde. Cioè, si piantano... E poi si calano, come gli SWAT praticamente. Sfondano sfondano il vetro. C'è proprio letteralmente una squadra SWAT. Pazzesca sta roba. Le whale di Ever Crisis. Pare fuori. Non stai esagerando, stupidi ragazzini. E noi vi facciamo fuori. Easy.
Ovviamente noi a slow siamo immuni. Perché abbiamo praticamente sempre haste. Oppure haste in questo caso. Abbiamo sempre haste, quindi... siamo immuni a slow. Però il mutismo è entrato. Vabbè, questo ovviamente buttate via. Ah, che tra l'altro io aspetto, su Pandemon non sto insegnando nulla. Cazzo. Ecco, mettiamo forza 20%. E tra l'altro non l'ho assegnato a nessuno Pandemon. Così qua finalmente abbiamo il... abbiamo praticamente il junction anche su forza. Che era l'unico junction che mancava. Non ci ho pensato minimamente a sta roba. Ok, ora andiamo da questo lato. Non dovrebbe spuntare qui il tizio che mi... ah no, devo parlare prima con i ragazzini. Dove se non c'erano i ragazzini, se non sbaglio, vero? Eccoli. Ho avuto paura. Ora tranquillizzatevi. Segui quella ragazza e fa come ti dice. Qui è pericoloso, andate in infermeria. Porta i bambini in un posto sicuro. Sì. Andiamo. Ecco, e ora se ne sono andato. Squall, Squall. Oh no, adesso che succede? Squall, vieni al ponte subito. C'è anche la dottoressa Kadowaki. Cosa vorrà? E ora andiamo al ponte di nuovo. Eh sì, per il trigger che non avevo attivato. Nel frattempo continuano le immagini, continua la battaglia, perché ovviamente siamo nel bel mezzo della battaglia. Tutti a terra, feriti, tutti giù per terra. Andiamo al terzo piano. Eccola qua. Com'è la situazione? Abbiamo fermato le ondate 1 e 2, ma molti allievi sono feriti. Non credo saremo in grado di resistere ad un nuovo attacco. E tu e gli altri? Abbiamo resistito agli attacchi all'ingresso principale, ma non ce la faremo per molto ancora. Siamo a questo punto, allora. I loro soldati sono più preparati dei nostri. Disponiamo solo di alunni inesperti. Come ha detto Squall, non resisteremo ad un altro attacco. Forse non avremmo dovuto insistere così tanto sulla difesa. Avremmo dovuto attaccare subito. Seifer è con loro, vero? Avevi detto che non volevi scappare da lui, vero? Se vuoi far vedere chi sei, questo è il momento giusto. A cosa stai pensando? Non puoi tirarti indietro. Non mi tirerò indietro. Non voglio tirarmi indietro. Se attacchiamo possiamo vincere. L'unico problema è come salire sul garden nemico. Gli andiamo addosso col garden e ci saliamo sopra. Il garden nemico ci sta addosso. Nida con una manovra giusta potrebbe farcela. Non abbiamo altre possibilità. Dov'è Rinoa? Mi dispiace Squall, non possiamo raggiungerla. Quei bastardi hanno alzato delle barricate nel garden. L'unico modo per raggiungerla è calarsi dall'alto in qualche modo. Rinoa. Ehi, non vorrei mica rinunciare. Ti prego, dobbiamo provare ad aiutare Rinoa. Forse non servirà a niente, ma non possiamo arrenderci senza almeno provarci. Ma io devo guidare l'attacco. Non mi interessa quello che devi fare tu. Ora Rinoa è in pericolo e tu la devi aiutare. Vogliamo tutti bene a Rinoa. Rinoa è una di noi. Non vuoi rivedere il viso di Rinoa? Devi salvarla, Squall. Conosco bene il garden di Galbadia, guiderò io l'attacco. Ti apriremo la strada perché tu possa raggiungerci dopo, Squall. Quello col facepalm. Hai dimenticato il tuo compito più importante? Quale?
Certo, Squall giustamente dice: non è che mi posso mettere appresso a una quando ci sono tutti quanti che stanno combattendo e che stanno crepando. Cioè, mettetevi nei miei panni. Incoraggia gli allievi come loro comandante, è tuo dovere. Tutti contano su di te. È Squall che vi parla. Altra host incredibile. Come state? So che è duro reggersi ancora in piedi dopo una battaglia simile, ma fatevi forza. Ma possiamo ancora farcela se ci proviamo tutti insieme. È la nostra ultima battaglia. Attaccheremo le unità nemiche prima che possano arrivare qui. Qui tra l'altro i dialoghi non possono essere saltati, vanno avanti da soli automaticamente. Per fare questo punteremo dritti verso il loro garden. Preparatevi ad uno scontro violento. Se ci sono matricole vicino a voi, prendetevene cura. Irvine, Quistis, Zell e Selfie condurranno l'attacco. Tutti gli altri siano loro di supporto. Lo scopo ultimo dei Seed è distruggere la strega. Questa è la nostra vera battaglia. Ce l'ha un po' le vibes da combattimento finale. È una battaglia dura e difficile, ma non possiamo avere rimpianti. Nessuno rimpianga questo giorno. Anche se non è così, però ce le ha le vibes da combattimento finale. Siate con me, ragazzi. È la nostra battaglia. Questo per dimostrare quanto Squall effettivamente sia responsabile e quanto appunto abbia preso seriamente il suo ruolo. Bravo, è così che parla un capo. Bene, ora tocca a noi. Boom! Dun 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 dun. Siamo dentro! Ok, siamo pronti? Forza, adesso! Per i nostri amici, per il mondo intero, vabbè, quello che è. Ok, fatevi avanti. Invece noi siamo rimasti da soli, per il momento. E ora qui c'è una delle parti più brutte. Una delle parti più brutte del gioco, perché io qua mi ricordo che spesso e volentieri crepavo. Crepavo e quindi dovevo rifare tutto da capo. Mark non c'è, ti prego, cercalo. Non c'è altro da fare. Anche perché qui un salvataggio tecnicamente non ce l'hai a portata di mano in modo rapido, in modo vicino. C'è un trucchetto ovviamente per vincere questa battaglia che c'è adesso, però è particolare, molto particolare. Tutto bene? Sì. C'è una persona che ti sta aspettando qua avanti, va da lei. Sì. Ecco qua, vedete? Appaiono gli HP. Oppete. Investito totale. Oppete. Tra l'altro qui, se non si fanno le cose giuste e si crepa, si rifà da capo, è game over. Mi guardo attorno. E poi premo l'interruttore per l'uscita d'emergenza. E via con la rumba. E qui parte il combattimento dinamico più brutto della storia. Dove qua bisogna pararsi. Aia, però mi sta prendendo. Aia. Mi sta massacrando. Ecco, ora ha cambiato finestra. No! Merda! No! No! Non ci credo! Ho sbagliato il tempismo. Ecco. In questo caso c'è rinuncia, che è il game over. Riprova con 200 HP in più, però praticamente
perdiamo un rango seed, oppure riprova di nuovo. Lo so qual è il trucchetto, non c'è bisogno, è semplicemente lui che mi fotte col tempismo, perché io vado troppo presto con la difesa. Però è facile in realtà il combattimento. Ecco qua, boom. Allora, mi guardo attorno e premo l'interruttore. Ovviamente se fate gli altri comandi, se fate le altre cose, lui vi farà danno, vi toglierà HP. Ecco, vedi, devo pararmi subito. E poi... ma vaffanculo! Minchia, 2 ore l'animazione. Ma qua... ma è lentissimo! Ma non l'ha fatto! Oh! Madonna, con un pelo sono rimasto di vita. Ecco, ora questo qua sarebbe tutto il tempo che trascorre con la battaglia, perché noi avremmo tutto questo tempo, solo che l'ho shottato, quindi abbiamo già vinto. Questo sarebbe tutto il tempo della battaglia, cioè potrebbe durare così a lungo la battaglia. Però, in realtà... noi abbiamo già vinto. Siamo arrivati anche giusto giusto da Rinoa, che nel frattempo è rimasta appesa per tutto sto tempo. Una roba allucinante, Rinoa. Incredibile, Rinoa che è rimasta appesa per tutto sto tempo. L'entrata è di là. Corri verso sinistra. Esplosioni, robe strane. Tra l'altro CGI confuso con il gioco. Wall. Grazie. Non ti preoccupare. Il contratto mi vincola i gufi del bosco. Era mio compito salvarti. Inoltre ti ho trovata per puro caso. Quindi non ti preoccupare. Lei se la ride perché giustamente non potevo morire così. Avevo con me qualcosa di molto importante che ti appartiene e non avrei potuto morire senza restituirtela. Il tuo anello. Lo conservavo io. Quello scemo di Zell. È ciò che ho di più prezioso. Lo posso riavere? È proprio un bell'anello. Ma cos'è questo mostro inciso sopra? Non è un mostro, è un leone. Un animale molto forte, fiero e coraggioso. Fiero e coraggioso? Come te? Vorrei davvero essere un leone. Questo leone ha un nome? Certo. E qui, la prima volta che io ho giocato a Final Fantasy VIII, ero convinto che fosse tipo un Guardian Force, o comunque che fosse un qualcosa che avrei ottenuto nel gioco. Ho detto, minchia, guarda! Un Guardian Force, tipo, non lo so. E invece è un cazzo. Ah, si chiama così. Zell ha detto che me ne avrebbe fatto uno uguale. Così anch'io diventerò un leone come te. Che poi, fondamentalmente, è un Guardian Force. Solo che non è un nostro Guardian Force. Ma se lo fa uguale, tutti si faranno un'idea sbagliata di noi. Lo dice come se fosse contenta. Tutti stanno cercando di farci mettere insieme. Talmente evidente, l'ho capito perfino io. Sembra che ti piace l'idea che tutti pensino di noi che... No, 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 no. Ci stanno aspettando. Andiamo, Rino. Ok. Andiamo, Squall. Ok. Rinoa, per fortuna stai bene. Sei ferita?
La strega dovrebbe essere qua in fondo. Nessun ripensamento? Ricordatevi, stiamo per affrontare il nemico. Dimenticate il suo nome. Il vostro legame con lui, chi era una volta. Se pensiamo tutto ciò, non potremo combattere. Il nemico ha scelto di combattere. Per questo è un nemico. Anche noi abbiamo scelto di combattere, ma non avevamo altra scelta. O perlomeno voglio sperare che sia così. Ma cosa dico? Sembra che l'indeciso sia io. Ma ormai siamo qui, le mie storie non servono. No, voglio ascoltarle le tue storie. Voglio capire cosa stai pensando. Te lo dirò finita questa missione. Se vuoi ascoltarmi, cerca di restare in vita. Andiamo. Allora, io ovviamente Rinoa non me la metto e mi metto il mio classico team. Il mio classico team fiero di soli maschietti. Ovviamente salviamo. E so che adesso per molti potrebbe sembrare strano, ma io questa sera chiudo qua. Questa sera chiudo qua semplicemente perché la prossima volta praticamente faremo tutta la zona di Galbadia, faremo tutto ciò che compete il Garden di Galbadia, concluderemo il CD2, perché ovviamente concluderemo il CD2, siamo praticamente alla fine del CD2. Non lo faccio adesso semplicemente perché voglio fare tutto con calma e vi voglio dare, diciamo, degli episodi, comunque delle live scandite in modo ordinato. Esatto, faccio come le serie TV che vi lasciano praticamente con il to be continued. Preferisco fare così. Semplicemente perché potremmo anche chiuderlo adesso il CD2, perché alla fine manca veramente pochissimo e ci sono poche cose da fare. Però, dato che poi il CD3 comincia in modo un po' più particolare, vorrei un po' più di tempo per parlare e soprattutto vorrei un po' più di tempo per dedicarmi alle cose da fare al CD3. Quindi qui mettiamo il punto e siamo arrivati al Garden di Galbadia. La prossima volta, che in realtà volevo fare domani come live, però domani c'è anche da dire che su Ever Crisis cominciano le mock della Guild Battle. Quindi domani è molto probabile che staremo in vocale su Discord per fare le mock e per, diciamo, allenarci tutti insieme su Ever Crisis. Cioè, preferirei comunque domani fare le mock, concentrarci sulle mock, fare tutto quello che è, e poi nel caso venerdì sostituiamo la serata Discord, che solitamente è il venerdì, però la facciamo domani, quindi giovedì, e invece il venerdì continuiamo Final Fantasy VIII. Quindi anziché fare oggi e domani Final Fantasy VIII, lo facciamo dopodomani. Così domani posso stare su Discord e stare con chi vuole fare le mock, vuole una mano, in generale, per prepararci a questa Guild Battle. E invece poi venerdì continuiamo Final Fantasy VIII. Quindi io poi ovviamente lo scrivo anche su Discord, faccio il messaggio ora prima di andare a letto e domani poi di mattina o pomeriggio comunque lo ricorderò a tutti. Però domani ci sentiamo su Discord per le mock, per tutto quello che è la Guild Battle, e venerdì continuiamo Final Fantasy VIII, quindi fine CD2, inizio CD3 e proseguiremo per tutto quello che dobbiamo fare nel CD3. Quindi ragazzi, io vi do la buonanotte, vi ringrazio per essere stati con me, spero che vi siate divertiti e come sempre ci becchiamo alla prossima. Adios!